Allora, vorrei provare a fare questa. Devo indagare, quindi a parlare con tutti quanti. Tutti quelli che posso, più che altro. Quindi parlare con Bailey. Dovrebbe esserci anche Udina da qualche parte. Vediamo se c'era qualcosa qui. Piove Quando piove diluvia, Shepard? sempre sul Allora è bagnato, grave. sì. Qui la situazione si sta facendo tesa. Ci sono tantissimi rifugiati e girano voci di ogni tipo sulla guerra. La gente non fa che sorvegliarsi a vicenda. Ci arrivano di continuo rapporti su presunti comportamenti sospetti. Allora, guerra, cinema, rifugiati, promozione. Proviamo su Il problema rifugiati. dell'immigrazione è migliorato. Sta peggiorando. Più i razziatori distruggono, più navi arrivano in cerca di scampo. Per le nostre risorse è un peso terribile. No, niente Temo che la allora. situazione sia destinata a peggiorare, Bailey. Già, sempre che le cose migliorino. Niente, lui non ci dice nulla a riguardo. Abbiamo come si chiama? Il poligono non mi veniva. Vediamo se c'è qui che c'è qualcosa. E qui abbiamo due armi. Allora, il poligono non mi interessa al momento. Buongiorno. Il consiglio. Cosa ho ottenuto dopo averlo salvato? Solo delle scuse riassumibili in un vedremo. Se non facciamo qualcosa, vedremo diventerà l'epitaffio sulla tomba di 11 miliardi di umani. Io so cosa intendo fare. Anche lei ha le idee chiare? L'umanità si è creata una certa reputazione nella galassia. Vedremo quanto vale. Chiederò sostegni economici e aiuti concreti. Le altre specie devono capire che aiutando gli umani aiuteranno se stesse. Ordinerò un reclutamento nelle colonie e farò armare tutte le navi civili. E i lavori al congegno Protean procederanno senza sosta. Notizie dalla Terra? Ne arrivano di continuo, tutte pessime. I razziatori stanno distruggendo satelliti e vecchi siti di testate nucleari, oltre a un'infinità di altre cose. Abbiamo comunicatori quantici sparsi in vari continenti. Ma ci hanno tagliato tutti gli altri canali. Cosa può dirmi dei consiglieri? Potrei fare leva su qualcuno? Tevos è propensa alla diplomazia e ai compromessi, ma ora pensa solo a difendere lo spazio Asari come una leonessa. Valern è del tutto inadeguato. I Salarian vincevano le guerre senza neanche combatterle. Ora sono spaventati. Ne approfitti. E Sparatus? Accetterei le sue offerte. Strano vedere i Turian così cordiali nei confronti degli umani, ma in realtà hanno bisogno di noi. Lei è un consigliere della cittadella. Possibile che debba rassegnarsi ad avere le mani legate? Dopo la distruzione del Parlamento e la perdita di Shastri, sono l'umano più potente della storia, ma ha visto quanto poco possa contare. Le assicuro che saprò farmi valere. So di poter smuovere montagne, non lo dimentichi, anche se stavolta si parla di smuovere interi pianeti. Anderson ne sarebbe fiero, sempre che lei tenga fede alle sue parole. Può riuscirci? In genere si può scegliere tra il bastone e la carota, ma l'umanità non ha né l'uno né l'altra. Le nostre armate combattono o sono in rotta, e senza le boe di comunicazione l'economia terrestre è ridotta allo sfascio. Ma a questo penserò io. Sfrutterò al massimo le nostre colonie e le rotte commerciali per riparare e rifornire la flotta di Hackett. Conosceva molte persone sulla Terra. Certo, il nostro pianeta ha subito le peggiori atrocità, ma il mio pensiero va soprattutto ad Arcturus. Conosco
Conoscevo personalmente gran parte dei parlamentari dell'Alleanza. Usavo un IV solo per ricordarmi tutti i loro compleanni e anniversari. Potranno sembrarle banalità, ma se penso che è tutto perduto... Devo andare. Può sempre trovarmi qui. Non ci dice nulla, quindi non saprei. Shepard? No, devo niente, andare. Scusa. Può sempre trovarmi qui. Sì, sì, lo so. Dovrei indagare su questo Mizzega di Anar. Attenzione. Allora. Beliudina terminale. Non c'è altro. No, vado... Non c'è nulla. Devo andare su Tuchanka, eh. No, devo andare da Ashley. Devo andare da Ashley. Aspetta però. Tu non vieni segnalato. Salve, comandante Shepard. Benvenuto alle ambasciate della cittadella. L'ambasciatore umano in carica è Dominic Osoba. Il comandante Bailey è l'ufficiale SSC di turno. Può trovarlo presso l'ufficio distrettuale SSC. Ufficio rifornimenti, luoghi di interesse locali. È tutto, grazie. Sarò lieta di offrirle nuovamente la mia assistenza. Certo. Le forze di Cerberus hanno... Allora. Salve, comandante Shepard. Attenda, prego. Arrivo all'Huerta Memorial Hospital. Martin. La Sirta le dà il benvenuto. La ringraziamo per la preferenza. Più avanti. Oh, finish. Sono felice di vedere che stai meglio. Già. Va tutto bene? Credo di sì. Ho accettato l'offerta di Udina. Quindi sei uno spettro. Congratulazioni. Non è una cosa importante, considerato quello che sta succedendo. Sei pronta ad assumerti le responsabilità di uno spettro? Non mi sembra ancora vero. Dovrò pensarci bene. Non so quali saranno i miei doveri. Ora è tutto quanto così confuso. Tu cosa ne pensi? Sei un ottimo soldato, con uno stato di servizio impeccabile. Te lo meriti. Grazie. Detto da te, significa molto. Ho detto che ci sarà una cerimonia ufficiale quando sarò uscita di qui. Cosa farai dopo? Per caso vorresti tornare sulla Normandy? Se avrò la possibilità di decidere, sì. Mi fa piacere. Ti senti meglio? Sto bene. A parte le tonnellate di documenti che i dottori mi costringono a compilare. Scusami, Shepard, sono distratta. È solo che... Che succede? Ho ricevuto notizie da mia madre. Sono fuggiti in tempo. Stanno bene. Bene, è un'ottima cosa. Già. Tua sorella ha raggiunto la cittadella? Sì, però... suo marito è stato ucciso nei combattimenti. Mi dispiace, Ash. Grazie. Sara non ha mai visto di buon occhio la vita militare. Il loro matrimonio ci ha colto tutti di sorpresa. Quante saranno le famiglie distrutte per colpa dei razziatori? Non voglio pensarci. A volte mi sembra che non ci sia speranza. Non pensare che sia colpa tua, Ashley. Lo so, ma sono sua sorella maggiore. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Che versi sono? Invictus, di Ellie. Uno dei poeti sdolcinati di mio padre. Dice che non bisogna arrendersi. Esatto. Mia sorella vuole dire qualcosa durante la cerimonia.
Niente di particolare, solo alcune parole sulla nostra famiglia. Non sarà facile. Fammi sapere come va, d'accordo? Lo farò. E grazie, Shepard. Quindi ancora nulla. Allora, niente di nuovo. Mi sa tanto che devo andare su Tuchanka. Proviamo a vedere, frontiera di Ismar. Frontiera di Ismar. Allora, nebulosa, zona. Frontiera di Ismar, abisso, nebulosa, frontiera di Ismar, alleluia. Allora, finalmente anche il deposito di carburante. Segnale confermato. Andiamo un po'. Antibiotici, alleluia. Vediamo un pochettino se era questo. Esatto. Ok. E direi anche di... Ah no, già completata al 100%. Pianifica salto, cittadella. Solo che non mi ricordo dove era, quindi attracchiamo. Normandy, attracco autorizzato. C'è bisogno? Sì, comandante. Allora. Linea terminale, Tain, Aria e James, Liara, Garrus, Kelly Chambers. Mannaggia Eva, dove minchia è quello? Uno scienziato deve recuperare i prototipi di un sistema di amplificazione biotica. Cerca i componenti dei prototipi nella frontiera di Ismar e portateli a bordo della cittadella. C'è da cercarlo. Io cercherò un po' in giro, taglierò fino a quando sarò arrivato. Qui c'è Ashley. Alleluia. Stai cercando questi prototipi? Li hai ritrovati? Ah, grazie. Questi potenziamenti biotici salveranno molte vite dell'Alleanza. Inizieremo immediatamente la produzione. Ecco per il disturbo.